identificano fenomeni caratterizzati dalla violenza senza motivo, una rabbia giovanile che ha le sue matrici nella cultura ma anche nelle nuove tecnologie. Isabella Di Chia. Quello che colpisce è la violenza senza senso, la voglia di conquistare anche un luogo simbolo della città come il Pincio, inquietudine, impulsività, ma anche un vuoto culturale dietro a questi episodi di rabbia e botte. Non è solo la pandemia che spiega ovviamente questa aggressività, questa rabbia, questo desiderio, no, di scontrarsi, anche già attraverso l'uso dei social. È una violenza che mette in atto, che è caratterizzata da una mancanza di riferimenti culturali. Un vuoto dentro che diviene sfida senza motivazione e le nuove tecnologie hanno un ruolo fondamentale. Il problema è come educare le nuove generazioni a questi cambiamenti che diverranno sempre più pressanti. La parola chiave è prevenire e per i genitori un consiglio. Di condividere. Cioè quindi di partecipare, di dialogare intorno a quelle che sono le esperienze che tutti noi facciamo intorno a internet e ai social. Io credo che sia molto importante, cioè, sviluppare nuove forme di educazione, nuove forme di consapevolezza anche da parte dei genitori relativamente all'uso della tecnologia, non per demonizzare la tecnologia, ma saperla utilizzare al servizio della crescita.